Benvenuti a tutti, siamo qui orgogliosissimi di avere un ospite straordinario, uno dei, si può dire senza paura, uno dei migliori disegnatori del mondo, Kim Jun-ji, coreano, che è già stato ospite della nostra manifestazione nel 2015 e che è un autore assolutamente significativo per rappresentare i cambiamenti, i changes di Luca Changes, Luca 2020. È un autore che ha cominciato a studiare arti giovanissimo, ha sempre disegnato, ha esordito in un modo particolare attraverso uno webcomic, lo webcomic si chiamava Tiger Long Tail, e nel 2011 al Festival di Busan ha realizzato per la prima volta un disegno dal vivo di grandi dimensioni. Il video su YouTube di questo disegno è diventato virale e quindi è cominciata, diciamo, una carriera in cui il signor Kim è diventato un vero e proprio performer, un autore a metà tra tanti generi. Parleremo con lui e gli chiederemo di raccontarci la sua storia, di raccontarci qualche trucco per chi vuole capire meglio come si disegna come lui. Intanto gli diamo il benvenuto. Ho messo due piedi tra area contemporanea e poi un'altra che è come illustratore, no? Certo. Se non sbaglio, è anche su Guinness dei primati per la sua attività come disegnatore dal vivo. Ha fatto un record mondiale, Guinness. UNESCO? No, Guinness, Guinness World Record. Sì. Quindi è assolutamente straordinario. Quando si vede Kim disegnare dal vivo, l'impressione per qualsiasi persona è veramente apparire una scena complessa dal foglio bianco. E molti si chiedono come ha fatto a sviluppare una tecnica di memoria così forte, come molti che disegnano si chiederanno cosa posso fare per cercare di diventare più bravo per disegnare a memoria. Sicuramente non c'è un trucco facile, so che non c'è un trucco, ma forse Kim ti può aiutare a capire qual è stato il suo metodo.작가들에게 영감도 주셨고요. 근데 지금 이제 사람들이 어떻게 하면 저렇게 잘할 수 있을까라고 생각할 수 있을 것 같은데, 그러니까 거기서 시각적으로 더 발전시킬 수 있는 그런 것들이 어떤 게 있는지 좀 알려주실 수 있을까요? 우선은 많이 그리는 게 우선 기본으로 깔리겠죠. Prima di tutto, che base come deve disegnare tanto. 네, 근데 어릴 때부터 시각적 기억력은 또래들보다는 좋았던 것 Però forse che ho come più avanzato dagli altri, che cioè, ho avuto questo ricordo visivo che è più come dire, sviluppato dagli altri.같아요. 그리고 유치원 다닐 때부터 보통 또래들이 좀 평면으로 그릴 때 저는 그래도 어느 정도 입체로 보고 그리고 있었어요. Perché poi quando facevo scuola elementare, scuola primitario, che già ho cominciato a disegnare come più, cioè non è piatto, no? Già ho cominciato a dipingere, che, come si dice, quella visione. In prospettiva, sì. Kurotaka? Ok, so. 관찰하고 그리는 것들이 계속 쌓여오다 보니까는 이제 어떤 사물을 기억하는 요령이 좀 어느 정도 생긴 것 Allora, guardando le cose, ho osservato e poi ricordato, questo mi ha aiutato molto per sviluppare questi ricordi visivi.그리고 또 그림 그리는 형식도 예를 들어서 고양이를 어느 정도 잘 그릴 수 있게 되면은 고양이과 동물들 뭐 사자나 호랑이나 뭐 퓨마나 치타나 이런 것들을 그냥 같이 연결해서 그릴 수 있게 됐었어요. Ecco, e poi ho cominciato a collegare anche altre cose, no? Per esempio, che quando ho cominciato a disegnare un gatto, anche ho disegnato già come si chiama? Lion? Un leone, certo. Leone, sì, leone, o tipo tigre, oppure anche altre, questo tipo di gatto, no? Già ho cominciato a sviluppare anche altre cose, quelle più simili, diciamo. Sì, questo questa è una tigre. Sì, come questo. Ce l'ho qui, non riesco a mirare la cosa. Sì, come questa, sì. Questo saramul iyeandeopdo 동물 그리는 게 그렇게 어렵진 않았어요. Per quello, per me non era difficile di disegnare animali che, persone.비슷한 형식을 갖고 있는 책이었습니까? Perché è simile che, no? 그래서 그런 식으로 계속
발달하다 보니까는 이렇게 공부하고 그리다 보니까는 여러 사물들을 그릴 수 있게 됐던 것 같습니다. Allora cominciando a dipingere così ho studiato, allora ho avuto questa ispirazione anche poter dipingere anche altre cose che ho avuto questo sviluppo. 그래서 다른 작가님들은 어떤 걸 그려야 될 때 자료라든지 이런 것들을 찾지만 저 같은 경우에는 머릿속에 있는 도서관, 그러니까 라이브러리에서 제가 기억하고 있는 이미지를 빼서 다시 재조합할 수 있어요. Per esempio come altri autori che magari per dipingere uno che cerca, no? Cerca anche io, però per me non è difficile perché già basta di ricordarsi nella mia memoria, no? Nella memoria come una libreria che prendo con ricordo, allora comincio a disegnare. 그래서 정말 강렬하게 인상으로 남은 것들은 정말 어릴 때 것들도 뺏어 써먹을 수 있어. Allora quando ho avuto un grande espressione, grande ricordo del quando ero piccolo, che posso riprendere quel ricordo così posso dipingere. Guarda, quello che è sicuramente straordinario è la capacità del maestro Kim di visualizzare la prospettiva. 그거를 기억을 다시 꺼집어서 하실 수 있는 건 굉장히 큰 능력이신 것 같아요. 네. Nelle sue scene usa spesso una tecnica fotografica del fisheye, del grandangolo, cioè la scena si vede un po' da tutte le parti. In un'intervista su YouTube, Maestro Kim parlava di una sua tecnica quasi di mandare in giro nella scena tanti mini-me, piccole versioni di se stesso che vedevano la scena da punti diversi. Ecco, è un'immagine molto bella, mi piacerebbe la raccontasse a chi ci sta seguendo. Ah, 그거에 대한 그 이야기가 굉장히 아름다웠는데 그 얘기를 좀 해주실 수 있을까요? 작은 것부터 기억한다? 네, 그런 거 있어요. 뭐 하여튼 저는 이렇게 약간 우리가 보통 보고 그리는 거하고 본 걸 그리는 거하고의 차이점을 우선은 이해하셔야 돼요. Prima di tutto che dobbiamo capire che fra già visto prima o adesso sta vedendo le cose, no? Cioè due differenze. 근데 어릴 때 보통 보면은 저 같은 경우에 그림 연습을 했을 때 보고 그린 것들도 바탕이 됐지만은 보고 그린 거 말고도 저는 봤던 이미지를 다시 제 나름대로 소화해서 다시 그려냈어요. Perché quando ero piccolo quello che ho visto nel mio ricordo non facevo così perché mi interpretavo di nuovo quello ricordo del passato. 보통 사람들은 보고 그린 거에 많이 익숙해져 있어요. Perché di solito le persone molto abituate di dipingere quello che è visto del passato, no? Non interpretato, diciamo. 네, 근데 저 같은 경우에는 뭐 봤던 걸 그렸고 보았던 걸 그렸고 관찰했던 걸 그렸기 때문에 아마 처음부터 출발점이 약간 좀 달랐던 것 같아요. 그리는 출발점. Allora forse per quello è diverso. Questa differenza c'è che all'inizio, perché inizio ho cominciato a dipingere che lo ricordo del passato interpretando, però gli altri magari dipinge quello del ricordo del passato. Cioè, 그리고 거기다가 만화를 우선 기본으로 해서 출발했기 때문에 상상력이라든지 재미적인 요소를 좀 더 추가하고 그림 하나에 이야기를 좀 담고 싶었어요. E poi per quello che nel mio disegno che ho messo come un po' tipo cartone animato, no? E poi ho messo un po' di immagini, un po' di creatività, anche divertimento. 그래서 어릴 때부터 낙서할 때 그냥 사물 하나만 사람 달랑 하나만 그렸던 적 거의 없는 것 같아요. 한두 명 그리고 그 안에 배경 이야기를 좀 담으려고 언제나 그렇게 그렸던 것 같습니다. Per quello sin da piccolo che ho cominciato a dipingere non solo le persone, magari due persone accanto, cioè altre scene, no? Altre scene, altri così anche per esempio un albero e tipo le cose che anche ho messo, cominciato a mettere. 그래서 그런 이미지를 그리려고 그러면은 사람도 생각해야 되고 배경도 생각해야 되고 뭐 동물 그 화면 안에 나와야 되는 자연스러운 풍경을 만들어야 되기 때문에 여러 가지 요소들이 들어가게 됐던 거예요. Allora per quello che mettendo una scena già ho pensato di mettere dove mettere le persone o animale o come anche sfondo cosa mettere, no? Già la scena prima di cominciare la scena già penso le cose. 그래서 머릿속에 어떤 거 그려야 되겠다라는 이미지가 잡히면은 잡히기만 하면 손으로 그려지는 건 그냥 그릴 뿐이에요. 뭐 그다음부터는
Allora già nella mia testa c'è questa scena. Cosa dipingere? Allora, dopo di questa scena che ha pensato, magari mi viene di dipingere naturalmente, spontaneamente.그리고 또 이미지가 잡혔기 때문에 새끼 발가락부터 그려도 머리까지 그릴 수 있어. 머리. Perché già è la scena nella mia testa, no? Per quello ho già cominciato dai piedi, già posso concludere anche fino alla testa. Devo dire che questo vedere all'opera il maestro è veramente magico. Voglio raccontare a chi ci segue un episodio che mi è successo quando l'ho visto all'area performance di Lucca, dove noi abbiamo grandissimi artisti come Carl Kopiesky, gli italiani Orizio, Barbieri, che dipingono ed il nostro pubblico rimane ammirato dal loro lavoro. L'unica volta che ho visto questi grandi artisti sentirsi come un pubblico normale e rimanere a bocca aperta di fronte a qualcuno è stato quando hanno visto lavorare Kim. Accanto a me avevo Carl Kopinski, autore di uno dei poster più amati della manifestazione, e anche lui mi diceva questa visione che ha Kim è straordinaria, una capacità proprio di vedere le cose naturalmente. È un dono molto bello ed è sicuramente un risultato di tanta pratica, di tanto studio, io credo. A parte la realtà, quali sono state le altre influenze importanti per signor Kim? Quali maestri, quali opere lo hanno un po' condizionato, lo hanno un po' fatto diventare appunto quello che è?그러니까 선생님께서 그런 어떤 작품 영감을 받으셨거나 어떤 선생님부터 영향을 받으신 큰 영향을 받으신 분이 혹시 있는지 제가 예. 저는 지리적 위치 때문에 일본 만화 영향을 되게 많이 받았습니다. Perché come geograficamente che ho avuto tanta influenza con il cartone animato del Giappone. No, ci sentite? Sì. La televisione. No, c'è lo schermo che si è interrotto. Okay. 영향도 많이 받았지만 일본 만화 작가님 영향을 되게 많이 받았어요. Allora, per quello che magari ho avuto influenza dagli autori coreani, ma piuttosto che ho avuto influenza dagli autori dei giapponesi. Okay. 그래서 뭐 토리야마 아키라라든지 Ramaki, per esempio. 예, 그다음에 오토모 카츠히로라든지 예. 뭐 그런 작가님들 영향을 받다가 미국 만화나 유럽 만화를 접하게 된건 대학교에 올라왔어요. però ho influenzato così, però dopo, magari quando ho cominciato l'università, ho avuto influenza, cioè ho conosciuto cartone animato dell'America, anche di quello dell'Europa.네, 그러면서 헤비메탈이라는 잡지를 처음 접했어요, 대학교에서. Allora ho visto la rivista Heavy Metal네, per la prima volta.그 안에서 뭐 메비우스, 프레자토, 뭐 아, 오케이. 그다음에 말레나, 아, 마나라. 마나라, 예, 바나나? 마나라, 뭐 이런, 예, 그런 작가님들, 되게 이탈리아, 유럽 작가님들 작품들에 너무 감동받았어. 어떻게 만화를 이렇게 예술처럼 그리지? 이렇게 했어. 아, 맞나? 아. 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 아.
storia che è come un'arte, no? Anche il cartone animato poteva essere un'arte. Cioè, 특히 뭐 한국 만화나 아시아 만화 쪽에서는 만화 한 컷에 그렇게 막 공을 그렇게 많이 들인 편이 아니거든요. Per esempio, perché quello cartone animato coreano oppure cartone animato giapponese non mette una scena così come qua, no? 표현이 약간 좀 잘못돼. 공을 안 들인다는 게 아니라 이제 빈 여백이 좀 많은 편이에요. Nel senso che anche una scena c'è anche tanti è vuoto, no? Non è che è completa. 예. 근데 유럽 만화, 미국 만화 한 컷 한 컷이 뭐 하나의 일러스트처럼 이렇게 완성돼 있는 게 너무 신기하고 대단했었어요. Però quello di Europa e America ho visto che come un illustrator che è solo una scena, no? 네. 그러다가 이제 제가 어릴 때 영향을 받았던 일본 만화랑 한국 만화랑 그다음에 유럽 만화가 이제 접목돼서 지금의 스타일이 된 것 같습니다. Allora così quando cioè quando ero piccolo che ho influenzato dai autori coreani, cioè il cartone animato coreano e poi il cartone animato giapponese e poi mano con quella dell'Europa. Allora questo è mescolato, come dire, che sto, mi hanno influenzato per quello, ora posso esprimermi tutto questo,
e mettendo tutto insieme. Sì, cioè, sicuramente Kim, il signor Kim è un signor Kim, perché casomai chi non conoscesse i nomi coreani, il cognome viene sempre prima, quindi... per gli amici, per gli italiani, insomma, Kim non è un nome o un cognome. Il maestro Kim è sicuramente un autore globale, un autore che nei suoi fumetti ha e nelle sue opere ha l'influenza di tutto il mondo, appunto del manga, del manhwa, il manga coreano, e anche del BD francese. Per esempio, ha lavorato con Morvan, un autore francese, e ha collaborato anche con lui. Questo tema della collaborazione mi piace molto, nel senso che siamo abituati a pensare che gli artisti sono persone che stanno chiuse nel loro studio da sole. Kim invece non solo è un autore che si mette in gioco con di fronte al pubblico, ma addirittura lo fa insieme ad altri autori. Per esempio, uno degli autori con cui ha fatto una bellissima collaborazione è Katsuya Terada, appunto un autore giapponese che diversi di voi conosceranno. Ecco, questo tema della collaborazione mi piace molto, proprio perché anche questo è un cambiamento, un change rispetto alla visione dell'artista sempre un po' abituata a lavorare da solo. Volevo chiedere appunto al maestro Kim come vede questa possibilità di collaborare e disegnare insieme, ecco, cosa l'ha portato a fare questo? Collaboration 루카에서도 했었어요. 루카 활동할 때도 오토슈미트라는 작가님하고도 했었고. Quando ho collaborato a Luca, che ho fatto anche collaborazione con Otoshimitsu. 네, 오토슈미트라는. 그리고 네, 콜라보를 하면서 서로의 갖고 있는 것들을 배울 수가 있어요. 이 작가가 갖고 있는 좋은 점들. Facendo la collaborazione che si può imparare dagli altri tante cose. 그리고 또 굳이 이렇게 그림 그린 작가가 아니더라도 전혀 다른 장르. 저 같은 경우에는 뭐 재작년 2018년에 했던 파리 피라몬이랑 그림이랑 이렇게 합치는 거 콜라보라든지. Per esempio, non importa di fare collaborazione con solo con un autore dei disegni, no? Per esempio, che ho fatto anche come Piramoni di Francia, che con disegno abbiamo collaborato insieme. 뭐 그런 음악하고 그림하고의 이런 콜라보 같은 것들도 많이 하고요. La musica anche il disegno facciamo anche collaborazione. 뭐 게임이나 의류 쪽하고도 콜라보도 하고요. Anche videogioco anche la moda si 뭐, può fare. 예, 그다음 뭐 DJ들 뭐 이렇게 현대 팝 음악 같이 하시는 분들하고도 같이 콜라보도 하고. E poi pop e la musica moderna si può fare contemporanea che si può fare insieme, no? 그렇게 하면서 제가 몰랐던 부분들도 내 그림에 참작할 수도 있고요. Allora, facendo questa collaborazione, magari posso imparare le cose, una creatività in più. 예, 그리고 제 그림의 영역도 넓어지는 것 같습니다. 사용할 수 있는 영역. Allora, col mio disegno sembra che come più ampia, come dire, più va verso aperto. 예, 그래서 만약 기회가 주어진다면 그런 콜라보들은 되게 많이 하고 싶고 또 여러 장르하고도 해보고 싶습니다. Allora, se c'è possibilità, vorrei collaborare insieme anche altri, tanti altri tipo. Dell'arte. È molto bello questo che dice il maestro Kim, e tra l'altro penso che questo spirito di collaborazione sia anche ci sia anche nel fatto che lui, per esempio, insegna molto, è una persona a cui mi sembra piace anche condividere le sue idee, il suo talento con gli studenti, perché fa molti workshop, laboratori, e mi chiedevo appunto sono sicuro di sapere cosa Kim dà agli studenti in questa esperienza. Mi chiedevo, cos'è che ti piace in questo? Cos'è che questa esperienza dà a te, Kim, a te come insegnante? Cosa ricevi dagli studenti? 그래서 선생님으로서 학생들한테 주고 싶은 게 어떤 것들인지. 네. 우선은 제가 가르쳤던 제자들이라든지 그냥 주변에 있는 사람들한테 많이 해준 이야기인데 우선은 많이 그리는 거는 밑에 깔고요.
prima di tutto io vorrei, cioè io sempre dico agli studenti, che agli allievi, che io dico sempre disegnare tanto. 네, 많이 보고 듣고 읽고 수집하라 그래요. 에, dovrebbe essere, come, come dire, dovrebbe leggere tanto e poi ascoltare e vedere, tutto è importante. 네, 이것만 꾸준히 할 수 있다 그러면은 언제나 되게 좋은 작품을 할 수 있을 것 같다는 생각이 듭니다. Costantemente che si fa, si vede, si legge, anche si ascolta, magari potrebbe aiutare per disegnare. 제 같은 경우에는 경험을 해봤던 일들은 정말 오랫동안 기억할 수 있었거든요. 뭐 진짜 동물을 만져보고 내가 이렇게 냄새도 맡아보고 그랬던 없으면 그런 기억들이 오래 남아서 그림에 바로 나타났었어요. Perché mio caso che mi è rimasto tanto quando ho toccato magari un animale che ho toccato, ho sentito profumo, questi ricordi che mi è rimasto tanto, quindi mi ha aiutato di disegnare. 근데 모든 것들 다 경험해 볼 수 없잖아요, 본인이. Però non si può, come dire, vivere, no? Fare tutte le esperienze. 그래서 그 많은 지식들을 경험들을 다른 사람 경험들을 들어야 되고 또 봐야 되고 읽어보고 또 기회가 된다면 수집해 놓으면은 그게 또 나한테 내 그림에 쓰이는 것 같았습니다. Perciò non si può fare tutte queste esperienze, però magari ascoltando l'esperienza degli altri, magari vedendo l'esperienza degli altri, anche questo mi arricchisce, così mi dà questa ricchezza per poter disegnare, poter immaginare. 너무 좋은 게 저한테 너무 좋은 세상인 게 유튜브나 이런 영상 매체로 많은 자료들을 볼 수 있어서 너무 좋습니다. Però per me sono fortunato per questo momento perché adesso si può vedere tutto su YouTube, no? Si può cercare, si può vedere quello visibile. Allora questo mi aiuta molto. 예, 책으로 표면적인 자료만 봤었는데 요즘에 뭐 영상으로 입체적으로 볼 수 있으니까 저한테는 너무 좋은 세상인 것 같아요. Perché anni fa che si poteva vedere solo il libro, no? Il libro che è tutto piano, però adesso tutto possiamo vedere visibile, no? Certo. Ora purtroppo siamo anche obbligati, no? Con questa pandemia, purtroppo vediamo anche troppo YouTube. Avrei preferito averlo dal vivo, ma è una bellissima occasione comunque di parlare col maestro anche in questo modo. Io, 루카를 처음 갔었는데 루카에 대한 기억이 너무 좋은 기억들이 있습니다. Perché quando sono andato a Lucca ho avuto bella esperienza a Lucca, quindi io mi ricordo di Lucca. 네, 그 성에 쌓여 있는 루카 동네도 너무 예뻤었고요. Allora il paesaggio di Lucca è molto bello dentro il castello. 그리고 또 막 그렇게 많이 오는지 몰랐어요, 루카엔세. E poi non avevo immaginato che così venivano tante persone che allo questo evento. 아, 그리고 또 제가 좋아하는 이탈리아 작가님들 되게 많았었거든요. 저는 이탈리아 작가님들 되게 좋아합니다. Perché io amo anche gli attori italiani, ma ho visto così tanti attori lì. 네, 그래서 그분들 실제 볼 수 있고 그분들 책을 작품들을 바로 옆에서 볼 수 있다는 게 너무 좋은 기회였어요. Allora per me è stata un grande opportunità di poter vedere gli autori italiani da vivo e poi poter vedere i libri che hanno fatto. 네. 그래서 진짜 기회가 다시 이 팬데믹이 끝나고 어느 정도 정리가 된 다음에 진짜 실제로 다시 루카에 가서 이제 팬들도 만나고 다른 이제 제가 좋아하는 작가님도 다시 한번 만나 뵙고 싶습니다. Allora quando finirà la pandemia mi piacerebbe di venire a Lucca, così mi piacerebbe vedere anche altri autori, anche vedere, cioè stare un po' a Lucca. Questo io posso sin dire da subito che penso di rappresentare il punto di vista di tutti a Lucca, che siamo sempre pronti ad averla da noi, maestro, perché è sempre un piacere avere persone che danno così tanto all'arte tutta la loro vita, insomma. E anche forse penso che maestro Kim sia anche una persona particolare per questa grande apertura che ha al mondo. Ancora una volta, tanti illustratori, anche mangaka famosi, sono molto chiusi in studio, si muovono poco, non viaggiano. Invece mi pare che... E piace viaggiare, piace muovere. E quello è comune, però per esempio disegnare dal vivo è una cosa che a molti disegnatori fa un po' paura, no? Non è comune.
라이브쇼는 사람들이 되게 어려워하는데 힘들어하는데 선생님께서 라이브쇼를 이렇게 즐겨하시잖아요. 네. 그죠. 라이브 같은 경우에는 제가 어릴 때부터 자연스럽게 훈련이 된 것 같아요. 많은 사람들 앞에서 그림 그리는 게. 그래서 저는 abituato da sin da piccolo che mi segnare dalle davanti alle persone. 어릴 때부터 반에서 가장 그림을 잘 그렸으니까 뭐 쉬는 시간이라든지 뭐 전유 시간 때 뭐 칠판 앞에 가서 애들이 원하는 거 그려준다든지 선생님을 웃기게 그린다든지 뭐 그런 거. 하면 친구들 주변에 둘러싸 구경을 했었어요. Ricordo quando facevo la scuola, anche pausa, ora di pausa, anche ora di pranzo, magari andavo a disegnare così, magari disegnate un po', insegnate un po', che è un modo buffo. Allora i miei amici che piacevano così. 그래서 그렇게 자라오다 보니까는 이제 뭐 학생들도 가르치다 보니까는 학생들 여러 명 앞에서 시범도 보여줘야 되고 그러다 보니까 남들 앞에서 그렇게 그리는 게 그렇게 겁나건 어렵진 않았습니다. Per quello sin da piccola sono abituato e poi per fare vedere agli studenti ho dovuto disegnare, no? Allora per me non è una cosa paura, non mi da io sono per quello sono come dire più libero di disegnare. 특히 또 외국에서 하면 더더욱 좋아요. 왜냐하면 말도 못 알아듣고 다 모르는 사람들이기 때문에 완전히 너무 쉬워요. E poi per me è più facile di insegnare all'estero perché all'estero magari non capisco quello che dicono, quindi per me è più facile di disegnare. Guarda, proprio su questo io volevo appunto far di nuovo vedere un piccolo momento della performance di Luca con la quale abbiamo iniziato, e proprio perché leggendo Monet, grande pittore impressionista, c'è una citazione che a me piace tantissimo. Monet, il pittore impressionista, diceva: voglio dipingere come un uccello canta, cioè come una cosa naturale. E vedere disegnare Kim è vedere il modo di disegnare che tutti vorremmo avere, è un disegno naturale. E quindi mi chiedo veramente, c'è un momento in cui Kim non disegna? Che cosa fa quando non disegna? 그래서 선생님께서 만약에 그림 안 그리실 순간에 뭘 하시는지 너무 궁금해요. 저는 그림을 안 그리면은 보통은 오토바이를 좋아하기 때문에 오토바이를 탄다든지. 아, di solito che quando non disegno mi piace molto molto moto, no? E allora prendo moto. 이탈리아 두카티 좋아합니다. 아, mi piace Ducati. 네, 제가 지금 타고 있는 바이크가 MV 아구스타 거예요, 이태리의 바이크. 아, quello che adesso io uso MV. Agusta. Agusta, quello di italiano. MV Agusta. MV Agusta. 네. Okay, okay. 예, 예. 그래서 바이크를 타거나 아니면은 걷거나 그럽니다. 걷는 거 좋아해 가지고. No, mi piace camminare anche. Prendo moto o bicicletta oppure cammino. 그러나 순간중간 사이사이에 언제나 그림에 대해서 생각해요. 뭐 오토바이를 타고 가다가도 자동차 뒤에 쓰면 자동차 뒷범퍼가 어떻게 생겼나, 어떤 모양인지는 계속 관찰해요. Ma però sempre penso a disegnare, per esempio quando andavo con moto, magari aspettando davanti c'è una macchina, guardo questa dietro di macchina e penso come disegnare questa macchina. 네, 그래서 그런 이미지를 계속 저장하는 거예요. 허투루 보진 않아요. 계속 그림하고 연관시켜서 어떤 사람을 보더라도 아, 저 사람은 악당 얼굴에 어울리겠는데 뭐 이런 식으로 계속 그림하고 연관시켜서 생각하는 편이에요. Allora tutto collego con le come disegnare, per esempio guardando una persona, magari penso a quella persona poteva essere un cattivo, un caratteristico cattivo. Allora mi metto nella testa questa immagine. 네. 그래서 몸은 다른 걸 하고 있지만 어느 정도 정신이나 생각은 계속 그림하고 그림에 대해서 계속 생각하고 있는 것 같습니다. Magari il mio fisico che faccio un'altra cosa, però nella mia testa, nel mio anima che è sempre per il disegno, è sempre concentrato per il disegno. Questo ciclo di giorno, come malattia del lavoro. È una bella malattia, io penso. E penso che più di altre persone, per me il maestro Kim rappresenta proprio l'arte del disegno che diventa una persona, nel senso che
c'è una felicità, si vede un divertimento, no? Anche nell'invenzione. 다시 일본으로. 네, 네, 맞습니다. 제가 그림 그릴 때 가장 좋아하는 모토가 뭐냐면 가장 늘 원하는 모토가 있어요. 그게 뭐냐 그러면은 어릴 때 우리 낙서할 때 그 기분을 계속 유지하는 거예요. 진짜 집 그냥 방 안에서 엄마 기다리면서 배 깔고 누워서 그냥 낙서할 때 그 기분 있죠. 아무 생각 없고 그냥 편안하게. 그래서 모든 작업을 하거나 라이브 들어갈 때 언제나 그때 기분을 유지하려고 그리고 Per me una cosa molto principale quando ero piccolo, che quando disegnavo aspettando la mamma disegnavo le cose, no? Quel divertimento mi ricordo sempre, per me è molto importante di fare questo umore, mantenere questo umore di divertimento. Certo. Questo mi ricorda un altro grande amico di Luca, che è anche credo un amico del signor Kim, che è Karl Kopinski, che ama molto dipingere gli assi della bicicletta, perché lui è uno che ama andare in giro in bicicletta. Karl tra l'altro purtroppo ha avuto un incidente di recente proprio in bici e questo gli ha impedito di partecipare un po' più attivamente a questa edizione di Luca Changes, ma comunque ne si vede anche lì uno spirito di divertimento e di passione. Carlo è una persona straordinaria, grande amico anche nostro personale. Quello Carlo e Luca posto도 그리고 그랬잖아요. Luca che disegnato il poster di Luca. Sì. 네. 되게 저희하고 행사에서도 많이 만나고 ho incontrato tante volte. 그리고 저도 칼 작품 되게 좋아하고요. Io adoro solo il lavoro. 그리고 친하기 때문에 자주 잘 어울렸었는데. Siamo diventati grandi amici. 최근에 그런 안 좋은 일이 있어가지고 너무 슬퍼요. Ma io sono triste perché recentemente è successo, ho avuto un incidente. 만약 이런 팬데믹 시대가 아니면 진짜 그 근처 유럽이나 갈 때 영국에 들러서 병문안도 가고 싶은데. Se non è stato questa pandemia, magari io sarei venuto di trovarlo. 네, 근데 못 가서 먼 곳에서만 근데 응원하고 있습니다. 빨리 복귀했으면 좋겠습니다. Io sto pregando per lui che di poter tornare. 네. Faccio tifo. Facciamo anche noi gli auguri a Karl. Non so se ci vede, ma o se ci vedrà. Se ci vedrà Karl, ti vogliamo bene. We love you. 그 모르겠지만 같이 응원합니다. 예. 에 abbiamo parlato tanto, è stato un piacere. Ci rimane il tempo forse di chiedere una domanda un po' di rito che è What next? Cosa ci aspetta per il futuro? Cosa ha in mente il signor Kim per il futuro? Quali piani? Dove lo vedremo? 우선은 이때까지 살아온 스타일이 뭐 계획을 세우고 그런 스타일이 아니었어요. Prima di tutto, finora non è che ho organizzato per il futuro. 세운다고 해도 계획대로 된 적도 없고. E poi non è mai successo che quello che ho pensato, no? 그래서 지금 앞에 있는 일부터 빨리 해치우고 나가는 형식이기 때문에. Allora risolvo intanto quello davanti a me, attimo per attimo. 지금 내 눈앞에 있는 일을 우선 빨리 해치웠으면 좋겠고. Allora vorrei fare quello davanti a me adesso. 그리고 지금처럼 그림 그리는 재미를 잃지 않았으면 좋겠어요. 죽을 때까지. E poi non vorrei perderlo quel divertimento del dipingere. 네. 그게 가장 중요한 일입니다. Per me è più importante. 네. Okay. Yeah. Un'altra? Yeah. 건강해야 돼요. 모든 작가님들 저도 하고 우리 똑같이 다 건강했으면 좋겠습니다. 작가님들. Noi, yeah. Tutti noi, anche lei, che dobbiamo essere in gamba. dobbiamo essere sani. Yeah. Certo, questo sì, questo è. Io veramente spero. Sono sicuro che avremo occasioni di vederci a Lucca in futuro. Ringrazio Mr. Kim per la disponibilità, per tutto quello che ci ha raccontato. Vorrei anche chiudere dicendo, siccome sono sicuro che molti di quelli che ci stanno guardando sono anche disegnatori e penso che le cose che ha detto Kim sull'osservare, sullo studiare sono molto importanti e lui lo dimostra con la sua vita. 저도 오늘 너무 즐거웠었고 루카를 진짜 이런 팬데믹만 아니면은 진짜 가서
그 냄새도 맡고 친구들도 만나고 팬들도 만나고 또 맛있는 이탈리아 음식도 먹고 싶지만 다음으로 꼭 미뤄서 꼭 만나뵙도록 하겠습니다. 하여튼 오늘 너무 즐거웠습니다. Anche io sono stato molto contento per questo invito. Vi ringraziamo. E veramente se non è stato pandemia, magari io sarei venuto anche sentire quel profumo di Luca, anche mangiare le cose e poi stare con i miei amici, però magari prossima volta che ci sarà occasione. Quello sì, quello lo faremo. Quante volte è stato il maestro Kim a Luca? Quante volte è stato a Luca? Una volta. Italiano, 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 perché Luca sono stato solo una volta, però l'anno scorso con la famiglia abbiamo fatto un giro in Italia. Per quello che ci manca Italia, ci piacerebbe di andare di nuovo. Allora io penso che un maestro che ha l'arte nel sangue e che ha anche la passione e il divertimento per l'arte è sempre benvenuto a Luca e sicuramente noi lo ringraziamo. E a tutti coloro che vogliono imparare a disegnare meglio Kim, vorrei anche ricordare una frase di Kim che mi è piaciuta molto in un'intervista, che l'ho trovato su un'intervista, che lui ha detto: Se ho 8 ore per tagliare un albero, ne spenderò 6 affilando l'ascia. 그분한테 얘기해주고 싶은데요. 선생님께서 말씀하신 그 만약 8시간 동안 나무를 그 얘기를 선생님께 꼭 해주고 싶다고. 예, 맞습니다. 뭐 이 링컨이 했던 말인 것 같은데요. 뭐 10시간 동안 뭐 나무를 베야 된다 그럼 나는 9시간 동안 도끼를 갈겠다 뭐 이런 말인데. 하여튼 많은 준비, 평소 때 준비가 많이 돼 있고 공부가 많이 돼 있어야 된다는 뜻인 것 같습니다. Perché quello che sembra parlato Lincoln, però è importante, questo vuol dire che è importante di studiare tanto, doveva essere preparato, no? Uno che deve essere che fare per bene la preparazione. No, non ci sono trucchi per essere Kim Gun-ji, ma forse è il disegnatore che tutti vorremmo essere, per la sua serenità, per il suo talento e per il modo di prendere la vita. Io lo ringrazio tanto e ancora e spero di vederci presto. Grazie, vi ringraziamo. E la domanda? Come?